Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con questo nuovo video. Dato che siamo a dicembre, per tutto il mese usciranno dei video a tema Yule. E oggi sarà il primo video e ovviamente voi l'avete visto già dal titolo, ma oggi parleremo dell'agrifoglio. E c'ho anche qua il colletto con i ricami di agrifoglio. Se vi piace poi a fine video vi dirò dove trovarlo, mi autopubblicizzo, ecco. Partiamo subito col dire che l'agrifoglio è una pianta sempreverde, come per esempio l'edera o il pino, quindi rimangono verdi tutto l'anno. Secondo le credenze, l'agrifoglio simboleggia il principio maschile, la sua controparte è l'edera, che invece rappresenta il principio femminile. Durante i primi secoli cristiani, l'usanza di decorare la casa durante questo periodo, con l'agrifoglio venne bandita. Ma col passare del tempo il significato dell'agrifoglio venne modellato e adattato al cristianesimo. Per esempio, le bacche rosse rappresentavano il sangue, mentre le foglie che erano appuntite rappresentavano la corona di spine di Gesù. Inoltre, i cristiani reinterpretarono anche il significato. In inglese la pianta si chiama holly e lo associarono alla parola, quindi, santo. Quando in realtà la radice della parola in realtà significa pianta. Correggetemi se sbaglio perché io non conosco l'anglosassone, quindi quest'ultima parte potrebbe essere una cagata. Durante il corso dei secoli a questa pianta sono stati attribuiti diversi poteri, sia magici che curativi. Per esempio, nella medicina popolare era usato per curare diverse cose come la gotta, l'asma, la febbre. Inoltre scacciava i spiriti maligni. Un viandante, se perdeva la strada, si riparava sotto un agrifoglio proprio per evitare, per proteggersi da eventuali pericoli. Per quanto riguarda la casa, veniva posto sulle entrate, per esempio alle finestre, alle porte, per evitare che gli spiriti maligni vi entrassero, in casa intendo, e grazie a queste foglie appuntite che li intrappolavano. Inoltre il rametto di agrifoglio all'interno di una casa poteva proteggere anche da intemperie e da fulmini. Si dice che raccogliere l'agrifoglio durante la notte di Natale ne esalti le proprietà curative e magiche. Così come l'agrifoglio usato per decorare le chiese era più potente. Secondo una credenza, se durante il periodo delle feste in casa entrava prima l'agrifoglio, allora durante l'anno che sarebbe venuto, l'uomo sarebbe stato quello che avrebbe, diciamo, comandato in casa, mentre se in casa entrava prima l'edera, che ricordiamo ha un principio invece femminile, avrebbe dominato la casa la donna. Secondo alcuni, cogliere l'agrifoglio in un periodo diverso da quello natalizio portava sfortuna. Così come portava sfortuna portarlo in casa come decorazione prima del giorno di Natale o della vigilia. C'era anche una cura speciale per quanto riguarda il suo smaltimento. Secondo alcuni questa pianta doveva essere bruciata, secondo altri invece bruciare portava sfortuna, quindi la davano agli animali, mentre secondo altri l'unica soluzione possibile era quella di lasciarla deteriorare. L'agrifoglio fu estremamente popolare, come l'abete, durante il periodo vittoriano, infatti loro addobbavano la casa con l'agrifoglio e veniva posto come immagine anche sulle cartoline di auguri. Questa tradizione di usare l'agrifoglio come decorazione è pervenuta fino a noi, perché anche adesso, anche oggi, l'agrifoglio continua ad essere un simbolo del periodo di Yule, di Natale, del periodo natalizio, insomma, qualunque cosa voi festeggiate. Per quanto riguarda l'uso magico di questa pianta, l'agrifoglio è usato soprattutto per protezione e per buona fortuna. Per quanto riguarda la protezione, protegge contro i fulmini e gli spiriti maligni. Piantato intorno alla casa, ne protegge la casa e i suoi abitanti. Porta fortuna soprattutto agli uomini perché è considerata una pianta maschile. Questo è tutto ciò che ho da dirvi sull'agrifoglio. Ovviamente ci sono tante altre cose delle quali si può parlare, per quanto riguarda le tradizioni, il folklore, gli usi. Ovviamente non posso farvi un video lunghissimo, potete trovare informazioni un pochino ovunque su questa pianta. Adesso momento spam autopubblicità. Allora, questo colletto lo potete trovare sul mio shop, sotto vi lascio il link.
non, come potete vedere, non so fare fiocchetti, cioè proprio sono negata, so soltanto fare questo, cioè non è nemmeno nudo perché è praticamente così e basta, legato. E vabbè, come potete vedere, non si muove anche se legato solo una volta. Se vi interessa, passate a dare un'occhiata anche soltanto per lasciare un like sul post di Instagram. Spero il video vi sia piaciuto. Se avete richieste, qualunque cosa, contattatemi. Sotto nell'info box ci sono tutti i miei contatti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!